ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, Chiara Ferragni mi ha spedito la sua nuova collezione make up, ragazzi. Eccola qui con questa box stupenda. Mi ha spedito anche un bigliettino personalizzato, è stata molto carina. Quindi oggi voglio andare a scoprire con voi tutta la sua nuova collezione di make up e andremo anche a provarla assieme. Ecco perché inizio questo video soltanto con la base trucco, ma non ho niente sugli occhi e nemmeno niente sulle labbra, perché appunto andiamo a provare i suoi nuovi ombretti e tutti i suoi nuovi rossetti e matite labbra, perché in questa nuova collezione per la prima volta ci sono anche le matite labbra. Primo è questo kit composto da due prodotti per le labbra, cioè il rossetto Kiss Fiercely e la matita labbra Kiss Marker. Lo sapete, io adoro il pack dei prodotti Chiara Ferragni, glitterati, mi piace un sacco anche il suo logo. Questo è il Kiss Fiercely Lipstick, davvero un rosa nude bellissimo che non vedo l'ora di provare. E questa è la matita labbra Kiss Marker, anche questa di un bellissimo rosa nude. Ed eccoveli swatchati, anche se tra un po' andremo a provarli, molto molto belli. Devo dire, la matita mi ha stupito perché è estremamente morbida, quindi scorre davvero, che è un piacere, e anche il rossetto penso sia molto idratante perché anche il rossetto è molto morbido. Poi abbiamo un altro rossetto sempre della linea Kiss Fiercely, questo è lo 04, quello che abbiamo appena visto invece era lo 05. Che meraviglia questo rossetto glitterato, sembra davvero stupendo, un colore molto scuro, ma appunto i glitterini sembrano davvero molto molto belli. Una volta applicato diventa di un color ciliegia e si vedono molto anche tutti i glitterini, è un po' un effetto metallizzato. Sempre con questo pack metallizzato abbiamo anche la palettina di ombretti. All'interno troviamo 6 ombretti in polvere, alcuni sono shimmer, altri opachi ed altri glitterati. Poi, super novità, sono usciti anche 3 ombretti liquidi con questa collezione. Eccoli qua, colorazioni 01, questo bianco perlato, 02 questo rosa e 03 quello bronzo. Ed eccoveli qua swatchati tutti e 3, specialmente quello bianco mi piace perché ha un effetto olografico davvero bellissimo. Poi abbiamo altre 2 matite labbra Kiss Marker nel pack rosa. Molto belle le matite oro rosa, sono una rosata e l'altra un pochino più scura, più un color vinaccia. Devo dire, mi hanno sorpresa un sacco queste matite perché sono davvero super super morbide, bisogna stare attenti quando si va ad usarle perché appunto sono estremamente cremose, il che è fantastico, significa che sono molto idratanti e appunto sono di questo rosa scuro e più un color vinaccia bordeaux. E poi ci sono 3 nuovi Kiss Me Softly Lip Balm, questi erano presenti anche nell'altra collezione ma ci sono 3 nuove colorazioni. Colorazioni 04, un po' più rosato, 05 questo al centro, questo rosso aranciato, e poi la 06 è un colore, un bordeaux un pochino più scuro. Lo 04 è il più trasparente, il più traslucido, lo 05 ha già un'ottima coprenza e lo 06 invece ha una coprenza quasi più simile ad un rossetto addirittura. Chiara ha fatto questo video in cui presentava proprio la sua nuova collezione di make up qualche giorno fa e sugli occhi ha questo ombretto che è bellissimo, c'è davvero un rosa metallizzato stupendo. Lei non lo specifica in questo video se ha utilizzato i prodotti della sua linea, ma penso di sì e penso anche di aver capito come li ha abbinati per avere questo effetto, e quindi cercheremo di ricrearlo assieme perché mi piace davvero troppo, il look occhi è stupendo. Credo che abbia utilizzato un mix tra questi 2 colori sulla palpebra, quindi questo un po' più nella piega, questo sulla palpebra mobile, e poi credo abbia utilizzato questo ombretto liquido rosa, quindi andiamo a cercare di ricreare lo stesso identico look. Applichiamo Hangout, il rosa più chiaro. La scrivenza non mi sembra niente niente male, considerando che non ho messo un primer colorato, ma come primer sto utilizzando soltanto il correttore più la cipria, che sono anch'essi comunque un ottimo primer, ma non fanno risaltare particolarmente il colore. E qui devo dire che il rosa si vede e come, ed è anche molto molto bello, mi piace un sacco come colore, anche se devo stare attenta perché il rosa tende un po' a fare occhio stanco, almeno su di me succede, quindi devo stare
attenta a come applico e poi sfumo il colore, vado verso l'alto naturalmente. C'è un po' di fallout mentre vado ad applicare l'ombretto su questa zona, ma è assolutamente normale averne un po' con gli ombretti in polvere. Porto lo stesso colore anche nella piega, senza salire troppo perché lei appunto non ha tantissimo colore verso il sopracciglio, ma rimane un po' più basso. E stessa cosa, non vado troppo verso l'esterno. Solitamente lei nei suoi make-up appunto rimane abbastanza rotondeggiante come forma. Lo applichiamo anche lungo la rima inferiore delle ciglia, perché lei ha un po' di rosa anche qua sotto, anche se poi ha applicato la matita scura sopra, quindi faremo la stessa cosa anche noi. Lei ha sempre dei bellissimi make-up e spesso, visto che abbiamo colori simili, per me sono anche facilmente replicabili. Adesso andiamo a prelevare Make Out, questo rosa, forse più a metà tra un rosa e un bordeaux. Vado ad applicarlo soltanto un pochino sulla zona esterna della mia piega e un pochino nella zona interna. Sembra che lei di questo colore ne abbia veramente veramente poco, solo per dare un po' più di definizione e profondità all'occhio, quindi non esageriamo. Anche questo devo dire molto pigmentato e si sfuma anche molto bene. La qualità degli ombretti anche stavolta è ottima. Mi ricordo che anche l'altra collezione mi aveva colpito particolarmente. E anche qui sono di alta qualità davvero. Ne mettiamo un pochino anche sulla palpebra mobile. Portiamo Make Out anche sotto sulle ciglia inferiori. Senza andare a soffiare sulla palette, questo è tutto il fallout che abbiamo di questi ombretti, ovvero per farvi capire quanto sono polverosi, e in realtà non lo sono per niente, perché davvero di spreco ce n'è pochissimo. Non vanno assolutamente a finire ovunque e rimangono molto molto fissi nella cialda. Sfumiamo adesso il tutto, vediamo come si sfuma senza salire troppo con il colore. Mi sembrano molto semplici da sfumare in realtà. Andiamo ad applicare adesso l'ombretto liquido Flirty Glance, questo è lo 02, quello rosato. Wow, lo trovo stupendo, dà veramente un bellissimo bellissimo effetto metallizzato. Andiamo a sfumarlo e vediamo se va a finire con facilità nella piega, perché purtroppo una delle pecche di questi ombretti liquidi in realtà è proprio il fatto che appunto molto spesso poi va ad accumularsi qui nella piega dell'occhio. Wow, è stupendo, è veramente bellissimo questo colore. E soprattutto, secondo me, ancora più bello sopra ad ombretti rosati. Adesso off camera vado ad applicare matita e mascara. Trucco occhi completato, devo dire mi piace un sacco. L'unica differenza rispetto a Chiara, io ho aggiunto anche l'eyeliner perché mi rialza un pochino l'occhio, avendolo io appunto incappucciato gli hooded eyes, quindi così mi alza un po' lo sguardo. La colorazione, devo dire, è stupenda, bellissimo l'effetto ombretto in polvere e poi ombretto liquido sopra, mi piace moltissimo questa combo. Adesso andiamo a truccare anche le labbra e vado ad utilizzare proprio il kit con i due prodotti labbra, che secondo me sono quelli che indossa lei in questo video, perché ha le labbra parecchio chiare, quindi l'unico rossetto che può essere tra tutti che è un nude è appunto quello del kit. Intanto andiamo ad utilizzare la matita labbra, così vedete anche quanto è morbida. Quando l'ho sfocciata ci sono rimasta, non sono abituata a matite così idratanti. Devo dire che l'effetto anche solo così con la matita è stupendo, mi piace un sacco e dà proprio un effetto idratante alle labbra, non è secca come moltissime matite labbra. Sarà che queste colorazioni per me sono in palette, ma questo trucco mi sta piacendo davvero tantissimo. E adesso andiamo ad applicare anche il rossetto. È dello stesso identico colore della matita, quindi stanno veramente benissimo assieme. Ed ecco il risultato finale, occhi e labbra. Ditemi voi che cosa ne pensate, appunto a me piace tantissimo questo make-up, poi molte volte in realtà mi rivedo in videocamera durante il montaggio e dico no, forse questa cosa non mi convinceva, eccetera, però in realtà per il momento mi piace tantissimo. Questa combinazione per le labbra me la vedrete indossare spesso perché
è stupenda. Visto che in questa collezione c'è un altro rossetto molto molto bello, quello glitterato, andiamo a provare anche questo. Andiamo ad abbinarlo alla matita Kiss Marker numero 04, quella più scura. Anche questa super super scrivente, veramente iper pigmentata e molto molto morbida. Cioè, guardate il tratto che lascia. Bisogna davvero stare attenti a non fare troppa pressione con queste matite, perché essendo così morbide si rischia di spezzare la punta, quindi mi raccomando, super super delicati. Anche questa matita è super pigmentata, ragazzi, guardate quanto colore lascia sulle labbra, si può tranquillamente indossare anche da sola senza il rossetto. Ma andiamo a provare questo bellissimo rossetto glitterato, che sono troppo curiosa. Allora, non si vedono tantissimo i glitterini, mi aspettavo di vederne di più. Si vede però benissimo l'effetto metallizzato, quindi è molto molto shiny, molto molto metallizzato. Si abbina molto bene alla matita 04, anche se personalmente preferisco quello rosa nude di prima. Ma ditemi che cosa ne pensate voi. Nel frattempo, tra l'altro, è passata una mezz'oretta da quando abbiamo applicato l'ombretto sugli occhi e devo dire che non è finito nelle pieghette, cosa che mi stupisce tantissimo, perché succede con il 90%, con l'80% degli ombretti liquidi. E ragazzi, con questo non mi è successo, il che è fantastico. Quindi ragazzi, questo è quanto per il nostro video dedicato alla nuova collezione Chiara Ferragni. Fatemi sapere tutto quello che pensate giù nei commenti, perché li leggo sempre tutti tutti tutti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like e non dimenticate di iscrivervi attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacio gigantesco e siete pronti al nostro abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio! Forte, forte, forte. Voi vedrete questo video domani 14 novembre, che è il mio compleanno, e quindi non filmerò perché mi prendo una giornata libera, ma ci vediamo dopodomani con un nuovo video, sempre 17:30. Ciao!